fidanzata con il famoso cantante. Sara Toscano, la voce sempre più forte. E Sara Toscano è lanciatissima, dopo la vittoria di Amici è sempre più determinata a inseguire il suo sogno. Nei giorni scorsi era uscita la notizia di una sua collaborazione con Giulia Stabile, che curerà la coreografia. Dalla vittoria del talent, arrivata per certi versi in maniera inaspettata, la vita di Sara non ha subito stravolgimenti significativi. Lo ha raccontato lei stessa a Vanity Fair. Spiega Sara, ho solo meno occasione di stare a casa, ma quando riesco a ritagliarmi quella giornata libera faccio le cose di sempre, sto con la mia famiglia, i miei amici, faccio sport. Poi, quando sono lontana, mi tengo in contatto con tutti con le videochiamate, messaggi, chat di gruppo. È rimasto tutto come prima. Aveva raccontato poi sulla decisione di approdare ad Amici. Amici, tornano le voci di un fidanzamento tra Sara e Holden. Ho fatto tutto da sola, mi sono detta perché non provarci? E ho mandato il provino. Mi hanno presa ed ero felice, ma avevo anche molta paura di dirlo ai miei. Non sapevo come l'avrebbero presa, se avrebbero accettato l'idea di vedermi fuori casa per tanti mesi, di non riuscire a finire la scuola. Però, poi si sono solo mostrati orgogliosi e fieri di me. E mi hanno sostenuto in tutto il percorso, come hanno sempre fatto da quando ero una bambina. Io credo fortemente nel mio futuro e in quello che voglio diventare e questo mi dà sempre la grinta e la forza per andare avanti. Ma soprattutto per non farmi troppo dubitare di me stessa e di accogliere solo le critiche che ritengo possano farmi crescere e migliorare. Capitolo amore, torna ad essere prepotente la voce di una sua storia con Holden. E lei risponde. Ad Amici, è venuta fuori la mia naturalezza e spontaneità ma nel futuro vorrei provare a trasmettere le mie emozioni, sentimenti in poche parole, la mia complessità. Non sono solo quello che è apparso in TV. Fidanzato? Quello non è ancora arrivato. Sto ancora cercando la mia anima gemella. Però, non ho fretta, so che arriverà prima o poi.